Eccellenza, cari amici qui a Verona, tante grazie dell'invito di tenere qui una conferenza per voi. L'Europa ha ancora bisogno del cristianesimo e forse la risposta spontanea sarebbe no. Però possiamo anche dare una risposta un po' più sfumata su questo e tenterò di sviluppare questa risposta questa sera. La secolarizzazione, rapida amicizia, iniziata nei Paesi Bassi nel secolo scorso, a metà degli anni 60. Ora questo fenomeno si sta verificando in tutta l'Europa occidentale, in Canada e un po' meno, ma anche negli Stati Uniti di America. Tra il 1965 e il 1975, allora in un periodo di 10 anni, il numero di cattolici che partecipava alla Eucaristia Domenicale si è dimezzato nei Paesi Bassi. In seguito, il declino della presenza in chiesa è continuato poi più lentamente, ma costantemente. E prima dell'inizio dell'epidemia di corona, avevamo nelle nostre chiese ancora 150.000 cattolici la domenica, già un numero abbastanza basso, è un percentuale di alcuni percenti. Però dopo l'epidemia, che cosa è capitata? Abbiamo ancora 90.000 cattolici la domenica in chiesa. Allora di nuovo un colpo alla Chiesa Cattolica in Olanda. Il numero di cattolici è sceso da 5 milioni a un po' più di 3,7 milioni entro il 2020, con un calo di 26% in 20 anni. E la causa è la morte dei cattolici più anziani e i genitori cattolici non fanno più battezzare i loro figli. Allora la Chiesa per forza sta diventando sempre più piccola. Molte centinaia di chiese sono state già chiuse. Si chiude in Olanda ogni settimana 2 o 3 chiese, sia cattoliche sia protestanti. Perché? Per una mancanza di fedeli attivi e di mezzi finanziari. Noi non abbiamo il lusso dell'8 per mille, noi dipendiamo di contributi volontari da parte dei fedeli, il governo non fa niente per la Chiesa, soltanto riceviamo, diciamo, un piccolo ammontare per il restauro delle chiese monumentali. E l'anno 2022, allora quest'anno, entrerà nei libri di storia olandesi come un anno speciale. Nei Paesi Bassi, quest'anno il numero, il percentuale di agnostici e atei è più grande di quelli dei fedeli. Allora, gli agnostici e gli atei sono adesso
in maggioranza. Ci sono alcune eccezioni, come sempre, nella città di Utrecht ho, per esempio, affidato una chiesa ai fratelli di San Giovanni. Hanno ancora due messe la domenica mattina, molti giovani vi partecipano e questo è dovuto anche ai numerosi corsi di catechesi, programmi solidi, corsi, conferenze offerti dai frati. E i frati tengono l'adorazione del sacramento ogni giorno. Anche questo è un elemento molto forte per una parrocchia viva. Anche nella città di Apeldoorn, in cui tutte le parrocchie sono state fuse in una sola, la chiesa è abbastanza piena la domenica. Ma questo è una conseguenza favorevole di un fatto amaro, perché intorno al 2010 eravamo costretti a chiudere in un anno 6 delle 7 chiese ad Apeldoorn, altrimenti la parrocchia sarebbe andata bancarotta. La parrocchia non poteva più permettersi il mantenimento di tante chiese. Fortunatamente i parrocchiani hanno trovato la chiesa, la via delle chiese chiuse alla chiesa rimasta. Questo non è autoevidente, perché quando si chiude delle chiese in villaggi, la gente è, diciamo, meno incline ad andare alla chiesa rimasta. E sembra quasi come se la fede finisce al momento che la chiesa, la propria chiesa, è chiusa. La fusione di parrocchie e la chiusura di chiesa ha l'effetto benefico di unire le forze. È però necessario lavorare su questo aspetto. Si deve, per esempio, invitare i chierichetti, gli accoliti, i lettori e i cori di essere attivi anche nella chiesa che è rimasta. E questi gruppi portano con sé anche, diciamo, la famiglia e amici. I primi segni del declino della Chiesa cattolica nei Paesi Bassi erano già visibili agli inizi degli anni 40. Nel 1947 si è svolta una riunione di 9 persone, sacerdoti e laici, 9 in tutto, presso il seminario minore dell'arcidiocesi di Utrecht. Hanno riflettuto su quella che hanno definito una stanchezza nella pastorale, nella cura pastorale. Hanno registrato i loro risultati in un opuscolo dal titolo eloquente Fermento nel cura delle anime. Hanno notato che il legame dei cattolici con la Chiesa non si basava più sul contenuto della fede, ma più su legami sociali. I cattolici frequentavano una scuola elementare cattolica gestita dalla parrocchia, una scuola media cattolica, forse anche una università cattolica, andavano allo scouting cattolico, eravano
membri di gruppi cattolici anche come adulti. Allora c'era un tragitto sociale cattolico per tutta la vita. Però la fede, che tra l'altro all'epoca i cattolici ancora non negavano, era diventata per loro un insieme di verità astratte. Non sapevano più come rapportarla alla vita concreta di ogni giorno. La fede non toccava più le loro vite. E questo è l'inizio della secolarizzazione. Di conseguenza, la fede perde ogni significato e alla fine viene abbandonata. Giovanni Paolo II ha visitato il nostro paese come turista anche nel 1947, quando stava scrivendo la sua tesi di laurea all'Università Cattolica di Lovanio. E lui ha scritto alcune lettere ai amici polacchi che sono stati pubblicati dopo. E lui dice in queste lettere di ammirare la grande, forte organizzazione della Chiesa Cattolica in Olanda, la disciplina. Però lui ha anche osservato, già come turista, un grande difetto. Ha detto: manca fra i cattolici olandesi una spiritualità, una fede vissuta, una vita personale di preghiera, un rapporto personale con Cristo. Lui ha fatto già la diagnosi della crisi. E il gruppo che si riunì nel 1947 per riflettere sul futuro del ministero pastorale precedeva già l'allontanamento dei cattolici dalla Chiesa. Hanno detto: questi cattolici formano gli esercizi potenti che stanno preparando l'apostasia enorme dal prossimo futuro, un processo di germinazione lento e inosservato. La mancanza di una fede vissuta personalmente e di una vita di preghiera si è vendicata negli anni Sessanta. Nella prima metà degli anni Sessanta i salari sono aumentati a un ritmo impressionante. Chi disponeva di risorse finanziarie sufficienti aveva la possibilità di vivere in modo indipendente da altri. E la crescente prosperità ha portato così a un forte individualismo, possiamo dire un iperindividualismo. E che cosa è la conseguenza di questo? I legami sociali fra la gente diventavano sempre meno, anche con la Chiesa. Ma non c'era più il legame della Chiesa, con la Chiesa basato sulla fede. Adesso, a causa dell'individualismo, mancava anche ancora il legame sociale con la Chiesa. E di conseguenza il legame con la Chiesa si è allentato e si è interrotto del tutto. L'individuo contemporaneo insiste sulla propria dipendenza
ed autonomia. L'individuo ha il diritto di definire le proprie opinioni religiose, le proprie filosofie di vita e di stabilire i propri valori etici. A questo proposito, nella società spicca una curiosa contraddizione. Mentre l'individuo rivendica per sé il diritto di determinare le proprie opinioni religiose e filosofiche e di stabilire i propri valori etici, nella società odierna colpisce un forte conformismo. La stragrande maggioranza della persona non è in grado di fare le proprie scelte a livello filosofico o religioso, e pertanto la maggioranza si allinea all'opinione pubblica. E guai a chi ha il coraggio di discostarsene. In ogni caso, l'individuo autonomo, anche se segue quasi pedissequamente l'opinione pubblica, non ha bisogno di niente e di nessuno che lo trascende, la società, la Chiesa, tanto meno Dio. Quando ho cominciato a studiare al liceo nel 1965, praticamente tutti gli studenti e i loro genitori andavano ancora in chiesa. Nell'anno di laurea, 70-71, un insegnante di matematica chiese durante la lezione chi dagli studenti andasse ancora alla messa la domenica. Eravamo rimasti solo in due. Ad Amsterdam si poteva vedere ogni domenica meno cattolici presenti durante la messa. Un'intera generazione di giovani in quel tempo decise di lasciare la chiesa. Al massimo andavano ancora a qualche festa, a qualche solennità, o anche non l'hanno fatto più mai. Tutto questo avvenne nella seconda metà degli anni Sessanta. Questi alunni del liceo in quel tempo sono attualmente la generazione dei nonni. Non hanno trasmesso la fede cattolica ai loro figli, non parliamo ai loro nipotini. Le nostre attuali chiese vuote e chiuse sono il frutto amaro di scelte fatte oltre mezzo secolo fa. E questo è il contesto in cui la Chiesa deve annunciare, trasmettere oggi il Vangelo. Nel campo religioso si vede spesso una pura negazione di ogni trascendenza, ma ancora anche di una più forte indifferenza causata dall'idea che la conoscenza della verità non sia comunque raggiungibile. Inoltre, c'è spesso un grande influsso delle religioni orientali, soprattutto quella buddista. La gente spesso prende una combinazione di varie religioni diverse senza fare una scelta esplicita per l'una o l'altra religione. C'è un tipo di consumismo religioso. Si prendono dal supermercato della religione quelle idee, tipi di spiritualità o usi che piaggiono. Si sente spesso dire una religione vale l'altra. Che cosa è la differenza?
In molte case di cattolici il crocifisso è stato sostituito da una statua di Buddha che si può comprare dappertutto. E questa statua di un uomo bene in carne, con una faccia contenta, che medita sulla propria coscienza, rappresenta meglio il benessere individuale che ci cerca che il crocifisso, il fondatore di una comunità di fedeli. La spiritualità, spesso vista come un riflettere sulla propria coscienza, è abbastanza popolare, però senza che ci si leghi a una religione. In ogni caso si osserva in genere una avversione profonda verso dogmi e dottrine. Inoltre la presenza di diversi messianismi, sette e l'introduzione di altre religioni, effetto dell'immigrazione considerevole negli ultimi decenni, aumenta ancora la confusione anche fra i battezzati. Adesso inizieremo il secondo capitolo, l'impatto della secolarizzazione sull'etica medica, è il mio hobby. La secolarizzazione ha avuto conseguenze non solo in termini di fede, ma anche di etica. In definitiva, le nostre azioni morali devono basarsi sulla legge morale della naturale, che può essere conosciuta da ogni essere umano con la sua ragione. I 10 comandamenti, tranne il terzo, che riguarda l'osservanza del giorno del Signore, sono legge naturale rivelata. Dio ha ancora rivelata esplicitamente la legge morale naturale, perché la nostra conoscenza è stata oscurata a causa del peccato originale. La legge morale naturale scaturisce dalla natura creaturale dell'uomo e quindi dall'ordine della creazione di Dio. Di conseguenza, la legge naturale morale si applica non solo ai credenti, ma a tutti gli esseri umani, senza eccezioni. Tuttavia, l'individuo che insiste sulla propria autonomia si appropria del diritto di determinare i propri valori e standard morali. Ad esempio, chiunque abbia un'opinione sui diritti LGBT che si discosti dall'opinione pubblica può contare su una dose di critiche feroci da parte dei mass media e anche sui social media con minacce. Il relativismo etico dell'opinione pubblica ha quindi qualcosa di dittatoriale e questo è una grande difficoltà con cui la Chiesa deve confrontarsi oggi. Il suo insegnamento è rifiutato e quasi proibito dalla dittatura del relativismo. Si sta tentando di mettere a tacere la Chiesa. Molti sono convinti che la religione cristiana possa essere proclamata solo dietro le porte della casa e non nel pubblico dominio. Ci sono anche tentativi di eliminare la religione cristiana, la sua terminologia e i suoi segni dal dominio pubblico, ad esempio il crocifisso,
nelle diverse aule. Tuttavia la Chiesa non può e non deve accettare di poter chiamare la fede in Cristo solo dietro la porta della casa. Una separazione così radicale fra Chiesa e società. Secondo lui la Chiesa deve rimanere in silenzio in pubblico, contraddice il compito affidato alla Chiesa dal suo fondatore Gesù Cristo, di proclamare il Vangelo a tutti gli uomini del mondo. E ciò include anche il compito di spiegare e presentare l'ordine dato da Dio nella sua creazione, su cui si basano i principi della nostra azione, come abbiamo detto sopra. L'ordine della creazione e il Vangelo sono i fondamenti dell'insegnamento sociale della Chiesa. Non può tenere questo insegnamento solo per sé, ma deve presentarlo alla società e soprattutto ai politici. La Chiesa Cattolica Romana è l'unica istituzione a livello mondiale che difende ancora il valore essenziale della vita umana e la verità fondamentale sul matrimonio e sulla famiglia. Per quanto riguarda il valore della vita e altri valori, il vostro famoso cardinale Camille Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1986 al 2006 e vicario generale della diocesi di Roma dal 1991 al 2006, ha introdotto il concetto di valori non negoziabili in seguito a dibattiti nel Parlamento italiano. Negli anni 70 e 80 l'eutanasia era già ampiamente praticata da medici nei Paesi Bassi. E questo è l'eutanasia, è una forte violazione del valore non negoziabile della vita umana. Ho avuto a che fare con questo problema anche quando ero un assistente medico in formazione per diventare internista in uno degli ospedali accademici dell'Università di Amsterdam nel 1978 e 79. Quando ricevevo una richiesta di eutanasia da parte di un paziente, indicavo in termini tattici ma chiari che in base alle mie convinzioni cattoliche non praticavo l'eutanasia. Un paziente occasionale si è poi astenuto. In altri casi il capo clinico faceva l'eutanasia. Diversi medici sono stati portati in tribunale nei Paesi Bassi per aver praticato l'eutanasia, ma sono stati praticamente sempre assolti dai tribunali. Il giudice ha quindi considerato l'eutanasia come un atto di forza maggiore. In questo caso la forza maggiore consisterebbe in un conflitto di doveri. Da una parte il dovere di mantenere e proteggere la vita, dall'altra parte l'obbligo di togliere
la sofferenza, di rimuovere la sofferenza. E il ragionamento, ecco, quanto segue, si dice: ah, questo è un conflitto di doveri, si deve scegliere fra l'uno o l'altro dovere, e quando non c'è un altro metodo per togliere, per rimuovere la sofferenza, che terminare attivamente la vita umana, si ha a che fare con un conflitto di dovere che è un caso di forza maggiore. In quel caso il giudice dice che il medico ha forse fatto qualcosa che è formalmente contro la legge, ma non materialmente. E perciò i medici in questione sono stati assolti nella maggior parte dei casi. Ma l'idea di questo conflitto di doveri implica che il valore della vita è negoziabile. Si può negoziare se la vita o la sofferenza ha la preferenza. Nel 1993 fu adottato un regolamento provvisorio sull'eutanasia, anche esso basato solo sul principio di forza maggiore, e lo stesso vale per la legge sull'eutanasia del 2002. E questa legge stabilisce che un medico che ha praticato l'eutanasia o il suicidio assistito non sarà perseguito se ha osservato una serie di misure di accuratezza. Da esempio, deve aver accertato con il paziente che non c'è altra opzione per la remissione della sofferenza che la terminazione attiva della vita, altrimenti non c'è un caso di forza maggiore. Deve anche aver chiesto il parere di un altro medico indipendente che deve aver visto il paziente. Il medico che ha praticato l'eutanasia o il suicidio assistito deve segnarlo a uno dei comitati regionali di revisione dell'eutanasia, e se la commissione competente ritiene che il medico abbia agito con prudenza, non sarà perseguitato. Se la commissione conclude che non l'ha fatto, presenta il rapporto al pubblico ministero che valuta se perseguire il medico in questione o meno. L'invocazione della forza maggiore, cioè una situazione di conflitto fra i doveri di preservare la vita e quello di porre fine alla sofferenza, implica la trasformazione di un valore fondamentale non negoziabile come la vita in un valore negoziabile. Nel corso degli anni, a seguito della legge sull'eutanasia, il numero di casi di eutanasia e di suicidio assistito è aumentato notevolmente. Questa dimostra che la consapevolezza della non negoziabilità del valore della vita umana viene minata. Ad esempio, il numero di casi registrati di eutanasia e suicidio assistito nel 1990 era 2.700 e lo scorso anno 7.000,
800. La graduale erosione della consapevolezza del valore essenziale e non negoziabile della vita umana si riflette anche nel fatto che le indicazioni per l'eutanasia e suicidi assistita si sono sempre più estesi. La discussione Olanda cominciò negli anni 70 sul permettere l'eutanasia soltanto a richiesta del paziente nella fase terminale di una malattia somatica. Negli anni 80 si discuteva anche la possibilità di terminare la vita del paziente prima della vita terminale. Negli anni 90, eutanasia e suicidio assistita erano applicate anche nei casi di malattie psichiatriche e dopo anche in casi di demenza. La terminazione di vita è stata successivamente resa possibile anche per le persone che non possono esprimere la loro volontà, come i neonati disabili. Nel 2004 uno scandalo è sorto per un accordo fra il reparto di neonatologia dell'ospedale dell'Università di Groningen e il magistrato su un protocollo, il famoso protocollo di Groningen, che implicava una serie di richieste di accuratezza per la soppressione della vita di neonati handicappati. E un neonato è un bambino fino all'età di un anno. I neonatologi, avendo rispettato dette richieste nella terminazione della vita di neonati handicappati, non sarebbero stati perseguitati. In quegli anni, quando mi presentavo all'estero come vescovo di Groningen, subito la gente parlava del protocollo di Groningen. E mi sono affrettato a dire, ma io non sono, non ho avuto un ruolo in questo, non sono colpevole. Però in seguito questo protocollo ha dato origine a una normativa nazionale per l'aborto tardivo, cioè a 24 settimane di gravidanza, perché da quel momento il bambino è considerato vitale fuori dall'utero, e l'interruzione attiva della vita per i neonati disabili fino all'età di un anno. E qui non finisce ancora. Il 12 ottobre 2016 l'allora ministra della sicurezza e della giustizia e quella della salute del governo hanno scritto una lettera al Parlamento in cui hanno annunciato di sviluppare una nuova legge per regolare l'assistenza al suicidio per gente che non soffre affatto di una malattia, ma solo per solitudine, perdita di persone care, della vecchiaia o della mobilità limitata. E queste persone potrebbero concludere perciò che la loro vita ha perso il suo valore, che continuarla non fa senso, in altre parole, che la loro vita è compiuta. Un membro del Parlamento di un partito liberale progressista della sinistra, che ha commentato molto in favore della legislazione del cosiddetto matrimonio omosessuale nel 2001 e della legge sull'eutanasia nel 2002, ha presentato una proposta di legge per l'assistenza al suicidio per gente che ha l'opinione che la loro vita
ossia compiuta. Essa pone nella sua proposta un limite di età. Solo dopo aver raggiunto l'età di 75 anni si potrebbe avere la possibilità di chiedere il suicidio assistito. Il rischio ovvio di questo limite di età è di suggerire che la vita umana perde il suo valore dopo aver raggiunto l'età di 75 anni. E lo stesso accade naturalmente anche alla vita non nata. L'aborto procurato è stato autorizzato per legge nel 1981 a condizione che fosse eseguito da un medico e che la donna si trovasse in una situazione d'emergenza. E l'esistenza di una situazione d'emergenza è stata determinata solo dalla donna che chiede l'aborto. Si tratta quindi di uno standard molto soggettivo. In linea di principio, la legge originaria sull'aborto prevedeva che una donna chiedeva di abortire avesse un periodo di riflessione di 5 anni, durante il quale doveva considerare la sua richiesta e eventualmente ancora rinunciarvi. Quest'ultima non è praticamente mai avvenuto. Il periodo di riflessione è stato abolito quest'anno e si sta valutando la possibilità di consentire ai medici di base per legge di scrivere la pillola abortiva. Tuttavia, anche la vita non nata ha un valore non negoziabile. Questo è la vita umana dal momento del concepimento fino alla fine naturale. E in Olanda si è orgoglioso che il numero di aborti è così basso, è intorno, diciamo, circa 31.000 ogni anno e sta diminuendo lentamente. Però che cosa è la causa di questo numero così basso di aborti? I genitori fanno prescrivere alle loro figlie di, diciamo, 13-14 anni già la pillola contraccettiva per prevenire che loro diventino incinte. Sì, però questo è una catastrofe per lo sviluppo della virtù della castità. Perché la ragazza è sicura di non essere, diventare incinta, allora che cosa è il rischio? Naturalmente c'è una grande seduzione di sperimentare con il sesso a un'età molto giovane, e questo capita. Allora il prezzo, la perdita del virtù, della castità, è enorme. E naturalmente, come sapete, l'uso della contraccezione per prevenire una gravidanza è già di per sé un male intrinseco. È sempre un male in ogni circostanza e per ogni intenzione. E il valore essenziale della vita è violato anche dagli esperimenti sugli embrioni. E la legge sugli esperimenti con gli embrioni nel 2002 consente di effettuare esperimenti su embrioni superflui. Questi possono essere utilizzati per condurre esperimenti con il consenso dei genitori.
Questi sono embrioni rimasti in laboratorio dopo una procedura di FIVET. Tuttavia il Parlamento sta anche considerando di autorizzare la creazione di embrioni al solo scopo di utilizzarli per esperimenti. Questo è ancora più grave che permette la sperimentazione sugli embrioni superflui, perché gli embrioni creati appositamente per la ricerca biomedica saranno radicalmente declassati come strumenti per la ricerca scientifica e per lo sviluppo di future terapie contro malattie che non possiamo adesso ancora trattare. Chi dice di essere contro gli esperimenti con embrioni è subito accusato di essere impietoso, perché si blocca così lo sviluppo di nuove terapie nel futuro, però non si può sacrificare la vita di un essere vivente per, diciamo, trattare una malattia di un altro essere umano. Si potrebbe chiedere, ma che ne è nell'autonomia del nascituro? In generale si presume che il nascituro non sia ancora un essere umano. Oggi non si parla più di un momento particolare in cui il nascituro diventa umana, ma di una umanità graduale e di una dignità progressivamente crescente nel nascituro. Coraggio ancora, abbiamo già raggiunto il terzo capitolo, l'impatto della secolarizzazione sul matrimonio e sulla famiglia. Voi conoscete tutti questi fenomeni, si sono anche in Italia, ma vorrei soltanto segnalare il grande problema della teoria del gender, promosso Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si stimola i bambini nella scuola con programmi educativi a pensare sul gender. E il gender è il ruolo sociale dell'uomo o della donna. Ma la teoria del gender dice che si può separare totalmente il gender dal sesso biologico. Allora hai la possibilità di scegliere di essere eterosessuale, omosessuale, lesbico, lesbica, transessuale, transgender. Nei Paesi Bassi i trattamenti per adattare il sesso biologico all'identità di gender scelta era già possibile negli anni 90 presso l'ospedale della Freie Universiteit, Università Libera, una volta protestante, ortodosso, però non tanto ortodossa più adesso ad Amsterdam. E molti di questi trattamenti sono inoltre coperti dall'assicurazione sanitaria di base. Nei Paesi Bassi dal 1 luglio 2014 è in vigore una legge sui transgender che prevede che una persona possa cambiare il proprio sesso di nascita nel passaporto e nella registrazione di base
dopo aver parlato con un esperto, un psicologo o un psichiatra. E questo sarebbe possibile, è possibile secondo la legge, a partire dall'età di 16 anni senza il consenso dei genitori. Attualmente il governo intende apportare importanti modifiche alla legge sui transgender del 2014 e le modifiche sono le seguenti. Primo, il requisito della dichiarazione dell'esperto deve essere eliminato, in quanto considerato una violazione dell'autonomia dell'individuo. Sei tu a determinare il tuo genere. Secondo luogo, diventa possibile cambiare ripetutamente il proprio sesso nel passaporto e nella registrazione di base. E terzo, viene eliminato il limite di età, in modo che i giovani al di sotto di 16 anni possano cambiare il proprio sesso tramite una richiesta al tribunale. Gli adolescenti possono avere però spesso dubbi sul loro orientamento. Un ragazzo può pensare durante un certo periodo di essere omosessuale, di avere paura di questo. Tuttavia, nell'80% dei casi, la disforia di genere passa spontaneamente. È un rischio importante di spingere un bambino a sottoporsi a trattamenti e interventi chirurgici drastici e irreversibili in tenera età per adattare il corpo all'identità di genere scelta e che il bambino commetta un errore e diventi in seguito un adottante pentito. Ma poi la persona interessata non può più tornare indietro. Come già detto, il corpo è una dimensione essenziale della persona umana, sulla quale la persona ha solo un diritto limitato di disporre. Questo, per esempio, per scopi terapeutici. E questo vale anche per gli organi riproduttivi, negli adolescenti e è comune avere dubbi sul proprio sesso, ma come ho detto è di norma, questo passa spontaneamente. E poi il quarto e l'ultimo capitolo, c'è ancora un futuro per la Chiesa Cattolica nei Paesi Bassi ed altrove, in tutta l'Europa occidentale. Finora vi ho riversato addosso molti dispiaceri. Il numero dei cattolici sta diminuendo rapidamente. Solo una minima parte dei cattolici partecipa ancora all'Eucaristia domenicale. Il numero dei battesimi dei primi comunicanti, dei crismandi e dei matrimoni è diventato minimo. Nell'etica medica il valore essenziale e quindi non negoziabile della vita umana non viene quasi più rispettata e si potrebbe chiedere se nel futuro ci saranno ancora persone che si sposeranno davanti alla Chiesa. Forse starete pensando: davanti a noi c'è un vecchio cardinale, sconsolato e stanco, che ha abbandonato ogni speranza di proclamare la fede cattolica ancora in un modo un po' fruttuoso.
Tuttavia posso assicurarvi che non è affatto così. In primo luogo, il sacerdozio mi ha dato una profonda gioia spirituale interiore. È così fortemente radicata nella mia anima che niente e nessuno può portarmela via, nemmeno il declino della Chiesa cattolica nei Paesi Bassi. In primavera, in occasione della Domenica delle Vocazioni, è stato pubblicato un giornalino in cui i sacerdoti e seminaristi raccontavano le storie della loro vocazione. E anche io ho scritto un articolo in questo giornalino. E nel mio intervento ho detto che come sacerdote e vescovo ho dovuto sopportare molte delusioni, molti attacchi da parte dei mass media nei miei sforzi di proclamare la fede in fedeltà all'insegnamento della Chiesa. Una volta diventato vescovo, sono diventato il bersaglio dei media. Nella mia vita episcopale sono state molte tempeste mediatiche. Capitò subito 3 settimane dopo la pubblicazione della mia nomina a vescovo di Groninga. Un giornalista era riuscito a impossessarsi dei testi dei miei corsi di teologia morale che avevo tenuto come professore in seminario. E così facendo avevo commesso un peccato mortale. Avevo osato farlo in accordo con l'insegnamento della Chiesa, il che è un peccato mortale per l'opinione pubblica in Olanda, ma anche altrove. Per 4 mesi si è scatenata una tempesta mediatica che si è ripetuta regolarmente in seguito nella mia vita di vescovo. Eppure, in quel documento vocazionale ho detto con convinzione che se potessi tornare indietro nel tempo e Cristo mi chiamasse di nuovo al sacerdozio, sapendo in anticipo tutto ciò che mi aspettava, direi di nuovo di sì, forse con ancora più fervore che all'ordinazione sacerdotale nell'ormai lontano 1985. Il motivo è che nel corso degli anni sono diventato sempre più consapevole e apprezzabile di quella profonda gioia spirituale interiore che dà il sacerdozio. Non mi mancherebbe per nulla al mondo. Ma c'è anche qualcosa d'altro. Il numero di cattolici che partecipano alla vita ecclesiale è forse molto ridotto, ma ci sono anche sviluppi positivi. I cattolici che ancora vanno in chiesa la domenica lo fanno molto più per convinzione e non per abitudine. Quando ero negli anni Ottanta, vice parroco, aveva ancora la chiesa piena nella Santa Messa del sabato sera alle ore 19 e in quella della domenica mattina alle ore 11. Ma molti, se non la maggior parte, non erano d'accordo con gli insegnamenti della Chiesa.
Molto spesso c'erano lotte e disaccordi sulla liturgia, poiché la maggior parte preferiva proprio i testi fatti in casa alla liturgia ufficiale della Chiesa. Spesso, preferendo letture non tratte delle Sacre Scritture, ma di altri fonti. La situazione è totalmente cambiata. I cattolici che ora frequentano la Chiesa la domenica e se sono giovani spesso adottano pienamente gli insegnamenti della Chiesa. Tra i cattolici più anziani, che costituiscono il gruppo più numeroso, questo può non essere così forte, ma posso precaricare anche su peccati, sul paradiso, sull'inferno, purgatorio, sulla vita eterna, sulla risurrezione, senza essere lenziato. E la maggior parte dei cattolici che ancora frequentano la Chiesa ha un rapporto personale con Cristo e una vita di preghiera personale. E abbiamo visto sopra che negli anni 40 questo fu il seme della crisi che sarebbe esplosa nella Chiesa negli anni 60, cioè la mancanza di un tale vita di fede vissuta. Una donna che si occupa della catechesi della cresima in una delle parrocchie dell'arcidiocesi una volta mi ha detto: aveva nel passato 25 cresimandi, ma quando ho tenuto una serata per i genitori sono venuto solo 5 genitori. Ora ho solo 5 cresimandi, ma quando tengo una serata per i genitori vengono le 5 coppie di genitori. E se non possono venire una volta, si prendono la briga di informarmi telefonicamente in anticipo. Ciò significa che i genitori scelgono consapevolmente di fare la prima comunione dei loro figli e non lo fanno sotto pressione sociale, perché questo ha solo un effetto negativo. Farete ancora battezzare i vostri figli o fare la prima comunione? Siete pazzi? E i pastori mi dicono che i giovani che optano per un matrimonio in chiesa lo fanno spesso in modo consapevole e non e con abbandono. Tra l'altro il numero di matrimoni è molto basso. L'arcidiocesi, che conta poco meno di 790.000 cattolici registrati, il numero totale di matrimoni in chiesa è 65. Può essere un numero molto basso, ma si tratta di matrimoni celebrati con convenzione. I pastori notano che i pretendenti, come praticamente tutti i cattolici olandesi, sono molto poco della loro fede. Pochissimo, ma si tratta di matrimoni celebrati con confessione lo stesso. E questi che scelgono ancora per un matrimonio in chiesa sono molti aperti e desiderosi di saperne di più. Non si discute più della liturgia, della celebrazione del matrimonio, della celebrazione del battesimo o della cresima. Al massimo questo è ancora
occasionalmente il caso della persona anziana quando si tratta della liturgia di funerali. Un altro fatto molto incoraggiante, quando sono stato ordinato prete nel 1985, la maggior parte dei sacerdoti non usava il messale d'altare ufficiale, ma testi fatti in casa. A volte la preghiera eucaristica mancava persino della parola di istituzione, rendendo la messa invalida. E dopo il mio insediamento come arcivescovo di Utrecht nel 2008, nell'arcidiocesi di Utrecht erano attivi anche sacerdoti più anziani. E all'inizio ho dovuto persino vietare più volte le intercelebrazioni, cioè una celebrazione eucaristica in cui concelebra il pastore protestante. Ma l'attuale generazione di sacerdoti, invece, si attiene alla messale romana ufficiale e proclama la fede secondo gli insegnamenti della Chiesa. A volte dico, la quantità di cattolici in Olanda è diminuita drasticamente, ma la loro qualità ha aumentato notevolmente. Quel piccolo gruppo di cattolici veramente fedeli che rimane può essere in futuro un piccolo nucleo di grande importanza per l'evangelizzazione e la rievangelizzazione delle nostre regioni. Papa Benedetto XVI ha offerto in diverse occasioni prospettive di speranza a questo proposito. Durante il suo viaggio nella Repubblica Ceca nel 2009, un giornalista gli chiese come la Chiesa potesse contribuire al bene comune della società in uno Stato fortemente secolarizzato. Dopotutto, la Chiesa è una minoranza piccola nella Repubblica Ceca. E il Papa ha risposto, per piccole minoranze possono cambiare una cultura se sono creative, come dimostra la storia. Quoto il Papa, direi che normalmente sono le minoranze creative che determinano il futuro. In questo senso la Chiesa Cattolica deve comprendersi come minoranza creativa che ha una eredità di valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà molto viva e attuale. In quanto minoranza creativa può contribuire al bene comune a diversi livelli, quello del dialogo intellettuale, etico e umano, quello dell'insegnamento e quello della carità. Le istituzioni sanitarie cattoliche, le associazioni degli operatori sanitari, l'Università Cattolica, specialmente quella con una scuola di medicina, per quanto piccolo, possono avere un impatto sulla cultura come minoranza creativa, mantenendo il dialogo con i non cattolici, pubblicando su questioni etiche mediche e offrendo un'eccellente cura amorevole a coloro che soffrono.
L'idea di minoranze creative è presa in prestito dallo storico e filosofo britannico Arnold Toynbee, che ha vissuto dal 1889 fino al 1975. E lui ha analizzato l'inizio e anche il declino di diverse culture, e lui, la sua conclusione rimane molto interessante per noi, ovvero che l'emergere di una cultura è dovuto al modo in cui le minoranze creative, composte da leader con idee e convinzioni chiare, rispondono alle sfide specifiche del loro tempo. Mutatis mutandis, Papa Benedetto XVI applica queste idee anche alle minoranze cristiane, che possono avere un impatto significativo sulla cultura se vivono la loro fede, compreso il loro contenuto morale, in modo convincente e attivo. Nel suo libretto Fede e Futuro del 1969, Joseph Ratzinger si chiede se la Chiesa avrà ancora un futuro. Pur ritenendo che la Chiesa sarà molto piccola in futuro, la sua risposta è un chiaro sì. La Chiesa ha un futuro, assolutamente. E così il suo intervento nel mondo politico e nella società. Ma sarà rimodellata anche questa volta, come sempre, dai santi. Possiamo soltanto pensare a San Francesco. Abbiamo festeggiato la sua memoria ieri, e lui e il movimento francescano ha, diciamo, di nuovo animato la vita della Chiesa dal di dentro. Lui ha fatto riscoprire Cristo e il suo Vangelo alla sua generazione e anche la generazione dopo di lui. Le minoranze creative cristiane, per esercitare un'influenza credibile ed efficace sulla politica e sulla società, a partire dal patrimonio etico cristiano, devono quindi essere composte anche da santi. Come rappresentanti di una tale minoranza creativa possono essere considerati i capi di governo che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece di vendicarsi del nemico sconfitto, questo è stato lo sbaglio dopo la Prima Guerra Mondiale, loro hanno cercato la riconciliazione tra loro sulla base delle loro confessioni cristiane, e in questo contesto hanno gettato le basi per la successiva comunità europea. Adenauer, Schumann, De Gasperi e De Gaulle e anche altri. Ma purtroppo, a causa della rapa autosecolarizzazione a partire dagli anni Sessanta, la loro influenza cristiana non è stata emulata nemmeno fra i cattolici, ma sono e restano esempi stimolanti di giovani cattolici conventi che formano una minoranza creativa con un'influenza feconda sulla cultura, sul mondo politico e sulla società.
Cosa può fare una minoranza creativa di cattolici per evangelizzare e re-evangelizzare? Innanzitutto cito alcune promesse molto importanti. La prima premessa è che mettiamo ordine nella nostra casa all'interno della Chiesa, perché l'identità della Chiesa è stata danneggiata a causa di scandali, ad esempio quelli relativi agli abusi sessuali, agli scandali finanziari all'interno della Chiesa, che non sono stati affrontati in modo adeguato. Soprattutto i leader della Chiesa dovranno agire in modo appropriato per evitare che simili scandali si verifichino ancora nel futuro nella Chiesa. Una seconda promessa. L'idea di una nuova evangelizzazione fu avanzata già da Paolo VI nel 1975 nella sua esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, in cui si parla di, cito, uno slancio nuovo capace di creare una Chiesa ancora più radicata nella forza e nella potenza perenne della Pentecoste, nuovi tempi di evangelizzazione. Paolo VI osserva l'urgenza di questo nuovo slancio per la rottura fra la fede cristiana e l'attuale cultura. Indica anche una condizione assoluta per l'evangelizzazione. La rottura, dice, tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Ora quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella. Ma questo incontro non si produrrà se la buona novella non è proclamata. La condizione assoluta è quindi che si proclama davvero Cristo e il suo Vangelo. Per l'evangelizzazione c'è ancora un'altra condizione molto importante. Chi evangelizza deve rendersi conto della cultura dominante, ascoltarla e cercare in essa delle possibilità per un accesso al Vangelo. Anche Giovanni Paolo II cerca nell'attuale cultura postmoderna delle aperture possibili, come ha fatto l'Apostolo Paolo. Una volta ad Atena, Paolo si reca all'Areopago, dove annuncia il Vangelo usando un linguaggio adatto e comprensibile in quel ambiente. Che annuncio il Vangelo deve cercare i nuovi aeropaghi del nostro mondo. E l'aeropago del nostro mondo sono i mass media e i media sociali. L'evangelizzazione e la rievangelizzazione sembrano compiti quasi impossibili nella nostra epoca postmoderna. Tuttavia non dobbiamo arrenderci troppo presto, perché anche tra le persone secolarizzate ci sono aperture per il Vangelo. Con ciò dobbiamo essere ben consapevoli
che non dobbiamo presentare la fede come insieme di dogmi o una dottrina. L'uomo secolarizzato non è aperta a delle verità astratte, ma la Chiesa non proclama affatto una verità astratta, ma una persona, Gesù Cristo. La catechesi mira a far incontrare la persona con Cristo. Così dice Giovanni Paolo II, il compito fondamentale della Chiesa di tutte le epoche e in modo particolare della nostra è di dirigere lo sguardo dell'uomo, di indirizzare la coscienza e l'esperienza di tutta l'umanità verso il mistero di Cristo. Inoltre, le persone della mentalità individualista sono fortemente interessate alla biografia delle persone, utilizzando le storie di vita dei santi. Possiamo anche fare una catechesi significativa e fruttuosa, per esempio sulla base della vita di San Francesco si può spiegare molte cose del cristianesimo. E l'individualista contemporaneo insiste inoltre sul diritto di fare le proprie scelte. A questo proposito è bene chiarire che la fede cristiana è in linea con questo. Negli Evangeli vediamo come Cristo non impone mai la fede a nessuno, ma si rivolge alla sua libertà personale. Vuole che decidiamo liberamente di seguirlo. E questo è, diciamo, un'apertura verso l'individualista che accentua la propria autonomia. Alla fine, quali sono le opportunità concrete a disposizione delle minoranze creative cristiane, convinte, per annunciare autenticamente Cristo e il suo Vangelo, tenendo conto della cultura odierna? Nell'Arcidiocesi di Utrecht promuoviamo innanzitutto il cosiddetto Corsa Alfa. Questo corso è stato sviluppato da un sacerdote anglicano, Nicky Crumble, che aveva una parrocchia scaduta nel cuore di Londra. Si chiedeva come avrebbe potuto rivitalizzare la sua parrocchia e a tal fine ha sviluppato il Corso Alfa. Si tratta di un libro con una serie di capitoli che spiegano in modo molto semplice e basale chi è Gesù, che lo conosciamo attraverso le Sacre Scritture, che spiegano in modo molto semplice una serie di altri elementi fondamentali della fede cristiana, come, diciamo, la Trinità. L'intenzione è quella di trattare un capitolo per ogni incontro. E il tutto preceduto da un pasto condiviso che serve anche a costruire una comunità cristiana. Tenendo presto fu sviluppato una versione cattolica del Corso Alfa. Il Corso Alfa è attualmente utilizzato in diversi paesi, anche sempre di più nella mia arcidiocesi. C'è sempre un certo numero di partecipanti che si battezzano o si formano, ricevono la cresima o se già battezzati e o cresimati
decidono di partecipare di nuovo alla celebrazione eucaristica domenicale. Non di rado diventano ardenti e attivi seguaci di Cristo. Diversi sacerdoti olandesi, per lo più giovani, si ispirano al sacerdote canadese James Mellon, che ha tenuto conferenze anche nel nostro paese sui modi di rifertilizzare la parrocchia. Ha anche descritto i suoi suggerimenti in un libro. Poiché nei Paesi Bassi la secolarizzazione è molto più avanzata che in Canada, non tutte le sue idee sono applicabili nel nostro paese. Tuttavia, uno dei suoi suggerimenti si rivela particolarmente prezioso anche per noi, cioè quello relativo alla Domenica della Famiglia. In queste domeniche sono invitati i primi comunicanti, i cresimandi e anche i loro genitori. I primi comunicanti e i cresimandi ricevono la catechesi in diverse categorie di età, ma si dà anche catechesi a genitori che anche loro non sanno tanto della fede cattolica. In questo modo si crea una situazione in cui i figli e i genitori hanno anche, diciamo, una discussione in comune sulla catechesi. Un'altra cosa ancora è ciò che noi diciamo nella catechesi viene spezzata a casa dai genitori, ma quando si coinvolge i genitori nel processo di catechesi si può prevenire questo problema. È anche molto importante che dopo si celebra insieme l'Eucaristia con la parrocchia e dopo c'è un pasto conclusivo. I partecipanti l'apprezzano molto e in questo modo si può creare una comunità di cristiani, una certa conoscenza della fede e speriamo che la gente decida anche di seguire il Cristo. Infine è importante notare che la catechesi si svolge in parrocchia. La scuola cattolica, certamente nei Paesi Bassi, sono altamente secolarizzate. La maggior parte degli insegnanti loro stessi non vanno più in chiesa. Ciò che l'uomo non ha non può dare, e questo vale anche per la fede. Comunque sia, il ritorno della catechesi nella parrocchia significa un ritorno alla catechesi, come indica il termine greco originale da cui deriva, cioè katechein, e questo termine è usato anche nel Nuovo Testamento. Si tratta di un insegnamento orale, a contatto personale, un insegnamento che non si limita a trasmettere conoscenze, ma una fede viva, una vita di preghiera personale, un rapporto vivo con Cristo. Si tratta di una catechesi spirituale tenuta da persone che sono esse stesse guidate dallo Spirito Santo per condurre altri giovani a una vita guidata dallo Spirito Santo. La catechesi si svolge in parrocchia in stretta connessione anche con le celebrazioni liturgiche. Per bambini piccoli la catechesi viene spesso impartita durante la liturgia della parola dell'Eucaristia e la preparazione ai sacramenti avviene spesso
dopo la celebrazione eucaristica della domenica. Il grande vantaggio è che i bambini o i ragazzi, i giovani e anche i loro genitori così partecipano alle celebrazioni eucaristiche. Quando da Fitch Parco negli anni Ottanta insegnavo religione nella scuola elementare della parrocchia, parlavo dei sacramenti ai bambini che non venivano mai in chiesa e che quindi non avevano nessuna idea di cui io stavo parlando. Per essere molto chiari, non voglio dire che l'educazione religiosa a scuola non abbia valore. Io stesso sono diventato un cattolico convinto attraverso la catechesi nella prima classe della scuola elementare. I miei genitori non praticavano la fede, ma è stato dato da una donna che era lei stessa una cattolica convinta e zelante. Ma non tutti gli insegnanti erano così. E i bambini lo notano molto rapidamente. Ciò non toglie che l'educazione religiosa a scuola, se impartita secondo l'insegnamento della Chiesa, possa avere un grande valore complementare rispetto alla catechesi in parrocchia. Per consentire una buona catechesi parrocchiale, nel 2016 l'Arcidiocesi di Utrecht ha lanciato un programma di formazione triennale per formare i catechisti e garantire una buona catechesi parrocchiale. Sono un grande supporto per i sacerdoti nella catechesi, per i primi comunicanti e crescimandi, nella preparazione al battesimo dei genitori e della catechesi degli adulti. Inoltre l'Arcidiocesi di Utrecht organizza la preparazione al matrimonio. Si tratta di una serie di serate in cui viene spiegata il significato del matrimonio e del sacramento del matrimonio sulla base della teologia del corpo Giovanni Paolo II, e sono anche alcune serate in cui coppie esperte preparano i candidati al matrimonio alle difficoltà che potrebbero incontrare nella loro vita matrimoniale, soprattutto all'inizio, e come affrontarle. Tentiamo anche di imparare i genitori a pregare, perché i genitori sono i primi catechisti, prima dei preti. Alla fine un grande rilievo, la conclusione. La Chiesa può diventare molto piccola, ma questo non è assolutamente un motivo per arrendersi. Rimangono i cattolici veramente convinti, ma possono fare la differenza se sono una minoranza creativa, nel senso inteso da Papa Benedetto XVI. In tutte le parrocchie si presentano regolarmente persone che hanno incontrato Cristo in un modo o un altro e decidono di seguirlo. Se la parrocchia è davvero una minoranza creativa, può aiutare queste persone a conoscere meglio ciò che la Chiesa sostiene su Cristo e a entrare in una relazione personale con Lui. Anche l'attuale cultura individualista e secolare un giorno tramonterà e sarà sostituita da un'altra cultura. Per questo le parrocchie possono avere una grande influenza positiva se sono minoranze veramente creative.
Quando ciò avverrà, lo sa solo Dio. Nonostante la Chiesa si trovi attualmente in uno stato deplorevole, come cristiani possiamo guardare al futuro con ottimismo, sapendo che Dio ha l'ultima parola. Amen.